Nel corso degli anni ho campeggiato un po' con tutte le Tesla disponibili, ma mai sfruttando veri prodotti Tesla. Fino ad oggi. Ricarica prima di partire. 50 minuti di ricarica. Questa è la Model Y Long Range con più range in assoluto. È più alta della, per esempio, della Performance, che è qua di fianco. Parafanghi e cerchioni che non mi fanno impazzire, se posso dire. L'obiettivo è arrivare a Disneyland Paris, quindi sono 10 ore di guida, tra le altre cose. In tutto questo Kelsey verrà con me. E giusto l'altra sera ci siamo riguardati insieme Wall-E, che credo sia uno dei miei film Pixar preferiti. E siccome Kelsey si lamenta che non abbiamo abbastanza foto insieme, le ho promesso che ne avremmo scattata una a Disneyland Paris, proprio insieme a Wall-E, perché è uno degli unici parchi con la statua di Wall-E ed Eve. Quindi questa era la missione. Non vedo l'ora che aggiornino anche la Model Y. Chissà, magari questo 2025 faranno finalmente questo aggiornamento. Perché, per esempio, i sedili rinfrescati, cioè mi suda subito la schiena su questi qua in pelle, rispetto a quelli della Model 3 che ho provato, aggiornata, con i sedili rinfrescati, piuttosto che niente, le vette del cambio. Continuo, dopo giorni, anche quando l'ho presa, pazzesco come continuo ad andare allo schermo anziché usare la levetta, perché ovviamente, essendo una Model Y, adesso l'ho appena presa, e mi viene ad andare allo schermo. Cioè, sono abituato alle altre, che effettivamente sono molto più moderne. Cioè, questa mi sembra vecchia, meravigliosa, eh? Però rispetto alla nuova Model 3, Model S, Model X, cioè tutte quante, il Cybertruck, sono tutte a schermo ormai, quindi la levetta non si usa più. Mi fa strano andare, cioè non sono abituato, continuo. Tipo adesso ho messo la retro e sono andato per lo schermo, niente, poi ho messo la retro nel punto giusto. E poi prima di metterla in parking sono andato di nuovo col dito sullo schermo, anziché, cioè, l'avevo appena fatto, è una cosa che avevo appena pensato. E comunque, pazzesco. E ancora adesso continuo a andare verso lo schermo, pazzesco quanto la mia memoria si sia abituata, evidentemente quanto sia comodo questo swipe, o comunque ogni tanto neanche fare lo swipe, premi il pedale e parti. Veramente fico. Senza contare che anche questi pannelli all'interno risulta effettivamente un po' più vecchia rispetto ai nuovi modelli, che vabbè, è normale, sono nuovi. Però non vedo l'ora che aggiornino anche questa, che però per le Model Y è quella che ha più range in assoluto. Vediamo quanto riusciamo a fare. Direzione nord, Disneyland Paris, per girare dei video sugli altri canali. Ho effettivamente annunciato, tra l'altro, il mio primo canale in inglese, Ephraim Adventure in inglese, quindi un canale dedicato ai parchi divertimento, totalmente in inglese, con video esclusivi. Non sono video tradotti, sono video rifatti da zero, nuovi, dedicati a un audience in inglese. Ed è questo mio primo approccio al mondo inglese e sono gasatissimo per questa cosa. Quindi andate a iscrivervi, vi lascio il link in descrizione e cominciamo questa nuova avventura. Va bene, carichiamo, si parte e poi arriviamo al motivo per cui avete aperto questo video, ovvero camping nella Model Y. E c'è una chicca tutta nuova dedicata alla Model Y per il campeggio. I'm editing a reel on trying McDonald's in Italy. Oh. Tra l'altro, nuovo Apple Watch serie 10. Ho messo il cinturino dell'Ultra, perché questo cinturino è veramente il più comodo di tutti. Vorrei provare quelli Nike, però ne ho comprato un altro dell'Ultra con gli attacchi neri. Qua non mi fanno impazzire gli attacchi, però vabbè, insomma, per adesso è provvisorio. È solo che l'ho preso con la maglia milanese, che è fichissima, ma è più elegante, un po' più. Comunque sia, ne parleremo durante questo episodio brevemente. Mi piace di più come mi sta il polso su di me come persona rispetto all'Ultra. Senza contare che è più leggero, adoro la leggerezza. Vedremo batterie, eccetera. Adesso è al 96%, caricato stanotte. E si parte! Ad un McDonald's, solo per recuperare una velocissima cena. Poi andiamo in direzione camping e vi faccio vedere tutto quanto. Però prima prendiamo del velocissimo cibo. Eccoci. Il McDonald's più lento della storia. A parte che è arrivata un quintale di gente tutta insieme. Però andiamo a caricare e mangiare. Eccoci. E poi possiamo mangiare. Volevo in realtà arrivare prima che venisse buio, perché è proprio in mezzo al nulla sto posto dove campeggiare. Ok, intanto che Kelsey va a buttare un po' di spazzatura,
ci siamo messi qua a caricare vicino a un hotel, ne approfittiamo per mangiare qua. C'è un problemino, ovvero la location che avevo trovato per campeggiare è a un'ora da qua. Non ho realizzato, avevamo fame, ho detto vabbè, fermiamoci, tanto siamo a mezz'oretta, no, è un'ora. Quindi adesso mi metto a cercare una nuova location. Per fortuna ho fatto Sailee, ma non avessi internet ci sarebbe il wifi dell'hotel. Spesso in questi posti dove si carica c'è il wifi, a cui mi sono connesso, ovviamente sfruttando NordVPN, per restare completamente al sicuro. Come mi è già successo più volte, una volta in un caffè a New York c'era una rete fittizia, probabilmente creata ad hoc per rubare i dati alla gente, con lo stesso nome del bar in cui ero in quel momento. Non avessi avuto NordVPN avrei potuto avere dei problemi. Ecco, per quanto uno ci faccia attenzione, questa cosa purtroppo può succedere, quindi per pochi euro al mese perché non sfruttare NordVPN e restare al sicuro? Perché immaginate in un viaggio del genere, adesso avere un tentativo di intrusione alla mail, qualcuno mi ruba la password, sono in mezzo al nulla, nella Francia, durante un viaggio, devo andare a registrare sto video che il sole sta calando, cioè immaginate che disastro potrebbe essere. Invece così io sono protetto, tranquillo, anche dovessi avere una svista e connettermi a una rete fittizia, sono al sicuro. Sfruttando il mio link, norvpn.com/Efrem, oltre ovviamente a supportare il canale, avrete uno sconto esclusivo più 4 mesi gratuiti, scegliendo NordVPN Ultimate, che comprende NordVPN, NordPass, manager di password multipiattaforma, Threat Protection Pro, che protegge i file durante i download, ti avvisa di siti pericolosi, insomma una protezione in più anche quando navigate, malware, eccetera, eccetera. NordLocker, che vi dà 1 TB di spazio di archiviazione, completamente protetto. E infine tutti gli abbonati al piano NordVPN Ultimate in Italia godono della protezione dalle frodi per acquisti e truffe online. Se già non avete NordVPN, questo è il momento giusto di approfittarne. È ora di cibarci e poi andare a campeggiare, che qua il sole lo stiamo perdendo. E voi non perdete i vostri dati, mi raccomando. NordVPN.com/Efrem. Bene, è ora di andare. Che sta venendo buio, dobbiamo ancora sistemare tutto quanto. Andiamo! Veloce. Cioè, alla giusto velocità, non. Campagne francesi. Dovremmo quasi esserci. Moments later. Questa non è una bellissima idea, passare così nell'erba. Scusa Tesla, ma stiamo cercando un punto dove campeggiare e la Google mi diceva di qua. Ovviamente non ha senso fidarsi di Google, ma l'importante è non restare impantanati qua. Sembra abbastanza secco, quindi spero in bene, ma speriamo che funzioni. Ok, abbiamo uno sterrato che è un upgrade rispetto a prima. Che miseria. Oh, un'altra strada. Direi che potevamo evitarci questo giro infernale, ma testata anche sterrato con la Model Y, direi che funziona benissimo. Ok, questo dovrebbe essere l'ingresso effettivo che ci porterà nel punto giusto. Ecco, là è già sterrata. Dai, che forse lo trovo sto a posto. Brilliant. Meglio se vado piano. Oh my gosh. Andiamo in fretta così non ci impantaniamo. Ah. Brilliant. Brilliant. Oh my, my, my. Che miseria, che strada. My. Meno male che è alta. Con la Model 3 questa roba qua. Ciao proprio. Are you guys seeing? Ce l'ho fatta. Dovremmo quasi esserci. Mamma mia che avventura questa parte. Io mi ficco sempre in queste situazioni. Qua c'è dell'acqua. Solo mi basta non restare impantanato. Poi tutto il resto. Ed ecco la nostra area di campeggio. Wow. Ci giriamo lato vista, direi, guardate, c'è anche un coso per fare il fuoco. Che spettacolo! Ok, questa sarà la nostra area di camping per questa notte. Ora Kelsey sta sistemando tutto quanto nei sedili davanti e vi faccio vedere tutta la parte di letto, perché c'è un letto esclusivo della Model Y che Tesla ha realizzato, che si può comprare, ed è esattamente con le forme dell'auto, proprio per campeggiare in giro. E quest'auto è veramente incredibile, lato campeggio. A parte il fatto che è arrivata qua in mezzo sullo sterrato, passando attraverso una vigna. Tesla, non arrabbiarti, prometto che te la riporto intera. Però per campeggiare è veramente ottima. Il letto lo tieni sempre in macchina, magari nella parte davanti che si usa tecnicamente un po' meno. È figo averlo sempre con te e poterlo utilizzare. Allora, innanzitutto abbiamo, facciamo che togliere via per un secondo, ma la parte di letto effettiva è questa. È questa borsa che contiene tutto quanto, come vedete, Tesla, che all'interno ha il nostro... Kelsey, abbassa il sedile. I sedili si abbassano con un tastino laterale.
questa è la copertura che adesso mettiamo un secondo lì. E questo è il letto effettivo. Questi elastici ci serviranno per chiuderlo, mettiamoli qua da parte. Aspetta, è da, sicuramente da gonfiare. How do I... A questo punto ero confuso sul gonfiaggio, perché doveva essere presente una pompetta d'aria da collegare all'auto per gonfiare bene il materasso, che purtroppo mancava nel kit stampa. Per fortuna, facendo un po' di ricerca, mi sono reso conto che togliendo la guarnizione si sarebbe gonfiato comunque, ed effettivamente ha funzionato. Però ecco, tecnicamente c'è la pompetta che colleghi per gonfiarlo al meglio. Ok, quindi... ho capito che basta, aia, aprire, ok, quindi togli la parte, il tappino, lui si gonfia, qua abbiamo lenzuola, Kelsey, to you the pillows and this, ora questo è un lenzuolo normale, direi che va più che bene, dai è fichissimo comunque, intanto sta venendo buissimo. Ora, il letto è montato, diamo una sistemata al resto, Kelsey sta montando qua, how's it going? Piano. Piano? Ora... c'è un piccolo tocco di... ta-da! Il light! If only it was warm enough to keep this trunk on. Ok, qua davanti ho messo il treppiede, tutte le borse, eccetera. Possiamo chiudere. Dai, è fichissimo! Ora, non so domani mattina esattamente che cosa vedremo una volta svegliati. Siamo arrivati un po' tardi rispetto alla tabella di marcia. Volevo idealmente arrivare prima così da poter fare il setup con calma. Invece abbiamo dovuto fare tutto super di corsa. E adesso non ci resta che metterci comodi. Magari mi lavo ancora i denti prima. Eccoci all'interno, camp mod attivata. E vi devo dire, anche il letto mi sembra abbastanza comodo, cioè si sta veramente veramente bene. E credo che sia la volta che ho campeggiato in cui sono più comodo. L'unica cosa che mi ricordo, vi dirò domani mattina, è che là in fondo arriva meno aria calda e quindi mi ricordo i piedi freddi. Però vediamo, perché questo materasso fa anche un po' da isolante, va a toccare proprio il bordo al fondo, per cui probabilmente entra meno aria. Io altre volte avevo dormito veramente in maniera col materassino tipo singolo, che quindi non va a occupare tutto lo spazio perfettamente. La bellezza di questo materasso è che va esattamente a prendere le curve dell'auto. Tra l'altro qua in fondo ci sono queste tasche abbastanza profonde, ci sta una bottiglia d'acqua in piedi al momento, più altra roba, che sono molto comode, come fossero delle zone comodino praticamente. C'è anche la 12 volt come caricatore e ovviamente qua abbiamo le prese USB-C, per cui per caricare il telefono la notte. Ci sono quelle lì davanti e poi ci sono queste. Poi laggiù ci sono le casse, abbiamo il fuocherello camp mod e poi ovviamente da qua sopra sarebbe fichissimo poter vedere le stelle. Non è fattibile, perché sono vetri oscurati per il sole e quindi non si vede un tubo. Ci ho già provato mille volte. Mentre da qua dietro qualcosina sì, che poi domani mattina abbiamo ancora altre 3 ore, però cercheremo di svegliarci presto per vedere l'alba. Ah, in tutto questo Apple Watch 54%. Ah, quindi 2 giornate in teoria. Quando non lo usi troppo le fa. L'audio è incredibilmente surround qua dietro. Con le casche dietro alle orecchie. Il mio film Pixar preferito. Buongiorno, è tutto nuvolo. Volevo aspettare l'alba, ma se vogliamo arrivare in tempo a Disneyland dobbiamo partire adesso, perché ci sono ancora 3 orette e soprattutto l'alba non si vedrà perché è tutto nuvolo. È tarda. Oh. I was asleep. I slept like a baby. La cosa bella è che c'è che fa caldo qua dentro, quindi si sta da Dio. Io non dormo mai bene in campeggio, ma devo dire che qua questa cosa è fichissima. Va bene, sistemiamo un attimo e ripartiamo sperando di non essere impantanati, sperando che vada tutto bene, perché insomma un po' piovuto e... vediamo. Intanto sistemiamo tutto quanto. Ora la vera domanda è: riusciremo ad uscire da qua? Ok. Speriamo non abbia piovuto troppo. Non mi sembra ok la strada per adesso. Comunque il fatto che riesca a fare anche bene lo sterrato è una meraviglia. Ottimo.
asfalto di nuovo. Molto bene.